quel bacio Enrico non l'avrebbe mai dimenticato per i lunghi anni della sua prigionia e anche dopo, una volta tornato in patria, sano e salvo, ma profondamente provato da quell'esperienza. Una volta cresciuto, Enrico continuerà ad amare Diana, prima di un amore platonico, poi, quando lei deciderà di concedersi a lui, di un amore appassionato e totalizzante. Caterina sa tutto. Sa tutto del marito e della sua amante, anzi della sua favorita, come si diceva al tempo. Sa tutto, ma non può farci niente. Se l'amore si misurasse con i regali, potremmo certamente pensare che Enrico amasse davvero moltissimo Diana di Poitiers, tanto da regalargli questo castello, uno dei più belli che si affacciano sulla Loira, il castello di Chenonceaux. Diana fece di Chenonceaux una vera e propria opera d'arte. Fu lei a realizzare il ponte sul fiume e gli splendidi giardini affacciati sullo specchio d'acqua. Nei saloni e in questi giardini Diana, la rivale di Caterina, si divertiva ad organizzare balli, tornei e partite di caccia di cui condivideva la passione con Enrico. Il re si innamora follemente dello spirito così energico di Diana che, nonostante i 20 anni in più, è anche bellissima. Si dice addirittura che sulla forma del suo seno fu modellata la misura della coppa di champagne. Diana non si truccava mai. Pare che il suo elisir di giovinezza fosse costituito soltanto da grandi quantità di acqua gelida sul viso e sul corpo. Teneva lontano ogni tipo di eccesso, andava a dormire presto e faceva regolarmente ginnastica all'aria aperta. Ed è proprio grazie al suo corpo che Diana diventa in poco tempo musa ispiratrice di poeti ed artisti che la raffigureranno spesso così, come fa Primaticcio nel 1556, realizzando questa tela proprio qui a Chenonceaux. La raffigura nelle vesti della dea della caccia, di cui Diana condivide il nome, custode di un fascino seducente che non sfiorisce con il passare del tempo. Da parte sua, Caterina soffrirà sempre per il posto che la bellezza di Diana occupava nel cuore del marito, che non fece mai nulla per nascondere questa relazione, anzi. Il segno più evidente della storia d'amore tra Diana ed Enrico e di questo doloroso ménage à trois è questo, il monogramma ufficiale di Enrico, in cui l'H di Harry si intreccia a due C di Caterina che, a ben guardare, formano due D di Diana. Enrico fece mettere il monogramma ovunque potesse, di fatto legittimando l'amore e la passione che lo legava a Diana. E di passione la stanza di Diana qui a Chenonceaux deve certamente averne respirata moltissima. È storia piuttosto nota che il re preferisse trascorrere le sue notti in compagnia della sua amante piuttosto che con la legittima consorte. Immaginiamo allora il travaglio interiore di Caterina che, preda ormai dell'insicurezza di ogni donna tradita, si convince di commettere qualche errore fondamentale nei suoi incontri notturni con il re e che fosse anche questa la causa della sua sterilità. Una notte decide quindi di spiare Diana ed Enrico da un buco nella parete per vedere come trascorrono le loro notti di passione. Non sappiamo esattamente né cosa vide né cosa suscitò in lei quella vista, ma certamente le bastò per capire che in quanto regina di Francia avrebbe potuto governare il regno
ma mai avrebbe dominato il cuore del re. Per più di 20 anni, Caterina e Diana rivaleggiano per stare accanto al sovrano, Enrico II. Non si amano, ma non si fanno neanche una guerra aperta. Caterina chiama la rivale la puttana del re, ma tutto sommato accetta la situazione e resta sempre devota al re. Diana, dal canto suo, è talmente intelligente da capire che un'altra regina, un'altra moglie più bellicosa e ostile potrebbe diventare un problema per lei. Se Caterina fosse ripudiata perché non riesce ad avere figli, questo sì rappresenterebbe una seria minaccia anche per lei, per Diana. Per questo, in molte occasioni, è Diana stessa a pressare Enrico perché torni nel letto della moglie di Caterina e ottemperi ai suoi doveri coniugali. Diana si spinge persino, anche lei, a consigliare a Caterina rimedi speciali per restare incinta. E alla fine, dopo 8 anni tormentati di consigli, intrugli, bocconi amari e amarissimi, Caterina riesce nel suo intento e non una volta sola, darà a Enrico 10 figli.